Ciao a tutti, oggi vi propongo una semplice nail art per i primi giorni di scuola realizzata con pochi prodotti. Comincio subito utilizzando questo smalto di Essence della linea Color Boost dotato di pennello arrotondato che permetterà una stesura più comoda del colore. È il numero 11 Instant Match e la particolarità di questo prodotto è di essere ad alta pigmentazione e donare un immediato finish brillante con una sola applicazione. Infatti, come vedete, il colore è subito bello intenso e coprente, tanto da non sentire la necessità di stenderlo una seconda volta. Questo è il risultato dopo 10 minuti di asciugatura. Ma ora passiamo alla nail art. Ho deciso di valorizzare questo splendido blu applicando sopra uno smalto Zoya con effetto shimmer dal nome Bebe che ho ricevuto dal blog Nail Art e Unghie, di cui vi lascio il link nell'info box dove potete trovare tutto, ma proprio tutto, sui prodotti dedicati alle unghie. Essendo poco coprente, lo utilizzo come top coat su tutte le unghie, eccetto l'anulare in cui ho applicato un semplice smalto bianco. E questo è il risultato, un tocco di luce in più al mio colore di base. Come decoro sull'anulare riprendo il numero 11 di Essence e metto un po' di colore su un pezzetto di carta stagnola. Poi con un dot realizzo due semplici punti su un lato dell'unghia. Come ultimo step sigillo la mia manicure col mio top coat del periodo e attendo che il tutto asciughi bene. E questo è il risultato finale su entrambe le mani. Questa invece è la nail art dopo 10 giorni, ma posso dirvi che già al quarto giorno il color boss purtroppo ha cominciato a sbeccarsi. Rimuovo il tutto con un dischetto di cotone imbevuto di solvente senza acetone. Questo che sto usando è quello di Lidl, travasato in una boccetta di vetro perché mi trovo più comoda. Tengo il dischetto per circa 30 secondi massaggiandolo per far sciogliere il tutto e, nonostante avessi paura che mi restassero le dita macchiate, lo smalto è venuto via senza problemi. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento per dirmelo se vi va e a presto, ciao!